Il Palazzo Altieri, situato al numero 49 di Piazza del Gesù, porta il nome della nobile famiglia romana che vanta un Papa Clemente X, Emilio Altieri 1670-1676, cinque cardinali e senatori di Roma. La stessa piazza in cui sorge il palazzo per due secoli recò il nome degli Altieri. La costruzione del grandioso e solenne palazzo, quale ci appare oggi, fu iniziata su precedenti fabbricati da Lorenzo Altieri e proseguita dal figlio, il cardinale Giambattista, insieme con i fratelli Girolamo e Marzio nella prima metà del Seicento. Ne furono incaricati Giovanni Antonio de Rossi e Mattia de Rossi, ma al suo ulteriore ingrandimento provvide Clemente X. Si tratta di un grande isolato fra Via del Gesù, Piazza del Gesù, Via Stefano del Cacco, Via del Plebiscito e Via degli Astalli. Nella parte che guarda Piazza del Gesù vi era una casetta di una vecchia che l'aveva avuta in eredità dal marito. Gli Altieri la pregarono, la minacciarono, le promisero un indennizzo a condizione che abbandonasse la casetta, poiché la costruzione del loro palazzo ne implicava la demolizione. Clemente X, avendo saputo che la vecchia Berta non voleva lasciare la sua abitazione, ordinò che si continuasse la costruzione del palazzo, inglobato la casetta. Ancora oggi appare la finestra di Berta entro la facciata del palazzo. Lo sapete, nonnetta, dice il segretario, ho fatto una serie di proposte vantaggiosissime. Quale le proposte? Rispose Berta. Ma quelle circa l'acquisto da parte nostra della vostra casetta. Ah, quelle, ma vedete, io non ho nessuna intenzione di venne casa. Come sarebbe? È che qui ci son nata e qui ci voglio morire, come c'è morta la pora mamma mia, la minora, la mi pora nonna e la buonanima della mi bisnonna. Che Dio l'abbia in gloria. Vedete, sol segretario, e sta casetta ci so affezionata. Ci ho vissuto in santa pace con mio marito il sciabattino, Michele, un fior d'uomo che riposi in pace. So solo al mondo, ma qui a casa mia parlo con tutti i parenti, sapete, con l'anima santa, e non mi pare d'essere più tanto sola. Che volete da fa? Ormai ci sto dentro a sta casa e ci resto. Sotto l'insistenza del segretario rispose che quando perdeva la pazienza non guardava più in faccia a nessuno. E mo invece m'hanno davvero a fa a te e quel babbuino del principe. Ah, diventate volgare? Esclamò il segretario. Tu non diventi volgare quando vai a via capo le case. Ce vai a dilorazione? Non so volgarate quelle, replicò la sorassunta, dando prova di essere assai ben informata circa i movimenti leciti ed illeciti del segretario del principe. Il segretario impallidì. Ma sora Berta, da che vi prende? Che dite? Mi pare che vi sono stati offerti 100.000 bagliocchi, una grossa cifra. Però, date le circostanze, posso anche arrivare a 150.000 bagliocchi. È una fortuna. Pensate alle messe che potete dire ai vostri defunti. I defunti mia, come dite voi, non vanno più messe, vanno per esso qui e basta, sentenziò la sola Berta e si alzò in piedi. Ora andatevene che c'ho da fa. Brutta strega maledetta, brontolò il segretario, ma se ne andò. Non ci fu niente da fare, la vecchia sora Berta non se ne andò. Al principe non rimase che fare ingombrare la casetta della vecchia dentro Palazzo Altieri, con la sora Berta compresa. La finestrella un po' fuori sesto si può ancora vedere all'angolo con via Santo Stefano del Cacco, almeno così la gente ama raccontare. Situato al centro di Roma, è una delle numerose residenze storiche costruito nel XVII secolo che rendono la città di Roma un tesoro di bellezza e storia. Il palazzo si distingue per la sua imponenza e sua eleganza. È famoso per il suo cortile interno caratterizzato da una maestosa scalinata e da una fontana centrale. Il Palazzo Altieri è un simbolo del patrimonio culturale di Roma e rappresenta un'imponente testimonianza del passato della città. La sora Berta è un personaggio che rappresenta una donna romana di umile origine, ma con forte personalità e un grande senso dell'umorismo.
È un personaggio che incanta la spontaneità e l'autenticità e il calore umano che si possono trovare nella cultura romana. Anna Magnani è una delle più grandi attrici italiane di tutti i tempi. Ha avuto una carriera straordinaria sia nel cinema italiano che internazionale. È particolarmente associata al neorealismo italiano, avendo recitato in film come Roma città aperta nel 1945 di Roberto Rossellini, che le hanno valso il plauso internazionale. La Magnani era conosciuta per la sua straordinaria abilità di trasmettere emozioni intense e genuine attraverso la sua recitazione. Era anche una vera icona di stile e bellezza, incarnando l'essenza di una donna italiana forte e sensibile. Queste tre cose, il Palazzo Altieri, la sora Berta da Magnani, rappresentano aspetti distintivi e affascinanti della città di Roma. La sua architettura storica, il suo folklore popolare, la sua eredità cinematografica, ognuna di queste rappresenta una sfaccettatura unica di Roma e contribuisce a rendere la città una delle mete turistiche più affascinanti e culturali ricche del mondo. Anna Magnani ha abitato all'ultimo piano di un appartamento di Sevani a Palazzo Altieri. Amava vivere in questo luogo e considerava Palazzo Altieri la sua casa. La sua presenza nell'edificio ha aggiunto un tocco di fascino e celebrità a questa dimora storica. Quanto sei bella Roma, prima sera. Era serve la cintura. Ma lei non è nata ad Alessandria d'Egitto? Oh no, senta, non so chi ha messo in giro questa storia. Io sono nata a Roma e so anche dove, a Porta Pia, si figura. Me stanno a rompere Roma del papato. Me stanno a rompere Roma dei quirinti. Per vincere il Vaticano non c'è più un buco tale. Nell'aria dolce tenera. Destra, brava, non gliela faccio, bene. Comunque le sue biografie ufficiali parlano di Alessandria d'Egitto. Non ci posso far niente. Non sbaglio, perché mia madre ha vissuto un po' in Egitto e si è sposata in Egitto. E io l'ho raggiunta per un anno in Egitto e da questa è nata la faccenda della nascita in Egitto. No, francamente, io voglio essere nata a Roma perché sono nata a Roma. Sì, la folla di Roma dei suoi film, il sente sempre che è la sua Roma o no? No, è cambiatissima Roma. Roma non la riconosco più, solo in certe rare sere d'estate. Ecco, quando Roma si spopola a Ferragosto, per esempio, esci per strada e ritrovi Roma come era una volta. No, adesso a me sembra che la gente sia impazzita tutta. Ma questo amore... Non ero stata mai tanto lontano da Roma come allora. Sono rimasta 5 mesi per la Rostatù. E quando sono tornata a Roma avevo bisogno di rivedere Roma. Ma questo... tanti grattacieli avevo bisogno di rivedere i tetti bassi, le chiese sedute sui tetti. Quanto sei bella Roma, prima sera. Era peverete serve la cintura. No, non mi fido, ciao. Buonanotte. Comunque, poi chi sono io? Boh, chi sono io?